Brillante successo esterno per l'Atletico Torrenova di Ottobrini che batte all'Ariola di Cave il Monti Prenestini per 1-4, complice una splendida doppietta da parte di Angelini più il gol da parte di Maglione e il sigillo su calcio di rigore di Delle Fratte per i padroni di casa a segno sempre su penalty. Macaluso, prima occasione da gol in favore dell'Atletico Torrenova al minuto numero 8 della prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio di punizione sulla tre quarti, conclusione di destro murata dall'estremo difensore dei padroni di casa. Poi è il Monti Prenestini a rendersi pericoloso, il destro a fil di palo che colpisce il montante da parte di Macaluso e Monti Prenestini vicino al vantaggio. L'Atletico Torrenova si sveglia, occasione da parte di Angelini murata in corner dalla difesa dei padroni di casa. Poi altra occasione sempre dallo stesso lato e altro corner sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ancora Angelini di testa ad impegnare il portiere dei padroni di casa. Il vantaggio arriva al minuto numero 44 della prima frazione di gioco, lunga azione sulla fascia di destra, palla sul centro dell'area di rigore, arriva Angelini con il destro, batte l'estremo difensore dei padroni di casa, 1-0 all'intervallo. Atletico Torrenova che parte a mille anche all'inizio del secondo tempo, punizione splendida da parte di Maglione al quarto, palla sotto l'incrocio, 2-0 in favore dell'Atletico Torrenova che chiude, congela così i tre punti. Monti Prenestini che prova allora a reagire qualche istante più tardi al minuto numero 8, lunga occasione sugli sviluppi di un corner murata dalla difesa dell'Atletico Torrenova che poi riesce a spazzare via la minaccia. Atletico Torrenova invece ancora super pericoloso con l'estremo difensore dei padroni di casa che deve metterci una pezza. Ancora Monti Prenestini pericolosa dalla fascia di sinistra, poi errore difensivo da parte dei Monti Prenestini, Delle Fratte si inserisce e guadagna il penalty per il direttore di gara, non ci sono dubbi, è calcio di rigore, lo stesso numero 17 va a battere con il destro, 24esimo fa 0-3. I gol per l'Atletico Torrenova diventano addirittura 4, ancora Angelini questa volta in diagonale al 26esimo, doppietta per il numero 11 dell'Atletico Torrenova, MVP della partita. Egarefba prova a togliere le castagne dal fuoco dai Monti Prenestini che riescono nel finale a rendersi pericolosi, palo pieno da parte del numero 20, poi nel finale di gara altro calcio di rigore, questa volta però per i padroni di casa. Dal dischetto va Macaluso che diminuisce il passivo, Monti Prenestini 1, Atletico Torrenova 4, poi dopo 6 di recupero arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara.